Oggi su On Stage, nuova Opel Astra. Anche su nuova Opel Astra troviamo il nuovo frontale Visor. Il logo Opel ricorda una bussola che ci indica i fari a LED, la prima telecamera e il nuovo radar. Lo specchietto retrovisore ha integrato la freccia direzionale e la seconda telecamera. Nella parte posteriore di nuova Astra troviamo due alettoni che rendono la macchina più aerodinamica. Il terzo stop in verticale ci ricorda una vettura di Formula 1. Nella parte posteriore troviamo la quarta telecamera. Un apposito augello ce ne permette la pulizia al bisogno. I motori di nuova Opel Astra sono 1200 benzina da 130 cavalli, 1500 diesel con cambio automatico autorapporto da 130 cavalli e un ibrido plug-in da 180 cavalli. La ricarica tramite connettore ci garantisce un'autonomia di 60 km solo in elettrico. L'interno di nuova Astra è completamente rinnovato. Nella parte centrale troviamo il bracciolo con un ampio porta oggetti, un porta bicchieri e un secondo porto oggetti. Altra novità, i bocchettoni dell'aria sono stati inseriti nella plancia centrale. Integrato nel cruscotto troviamo il nuovo pull panel, composto da due schermi entrambi da 10 pollici. Nel menu principale troviamo tutti i sistemi di sicurezza e il flusso energia della vettura, con la possibilità, impostando l'e-save, di riservare una parte di autonomia elettrica. Tramite un apposito gesto torniamo rapidamente al menu principale. Abbiamo la possibilità di collegare Android e Apple CarPlay senza nessun cavo e si possono connettere contemporaneamente fino a due smartphone. Puoi scoprire e provare Astra da GECA, concessionario Opel del gruppo GECA.